Eccoci di nuovo in diretta, ben trovati per questo nuovo appuntamento di Zoom Certificates che, come abbiamo visto, si inserisce in una mattinata particolare perché abbiamo seguito in diretta la conferenza del governatore di Banca Italia Ignazio Visco, l'ultima relazione annuale visto che lascerà il suo posto al termine di quest'anno a novembre del 2023. Un'occasione, abbiamo detto, per fare il punto della situazione e di tutte, ecco, le complessità che l'Italia ha dovuto affrontare in questo anno difficile, però ecco un'Italia che ha dimostrato, secondo Visco, una grande capacità di reazione di fronte alle sfide globali, come testimoniano tra l'altro anche gli ultimi numeri, i dati usciti dall'Istat che riguardano il PIL con un aumento di un punto percentuale previsto per il 2023, e un'Italia che viaggia a un ritmo superiore a quello di Germania e di Francia. Questo naturalmente è un vanto per Visco, ma ci sono anche degli aspetti negativi, soprattutto quello relativo alla stabilità finanziaria, che è un punto, ecco, che non deve essere mai dimenticato. Torneremo sulle parole del governatore, ma non solo, perché questa appunto è soprattutto la trasmissione dei certificates, e cercheremo di analizzare le nuove proposte con i nostri ospiti. Naturalmente il padrone di casa, Riccardo Falcolini, che saluto, a cui do il benvenuto. Ciao Riccardo, ben trovato. Ciao Valentina, buongiorno. Ti ringrazio come al solito per darmi il padrone di casa, io in realtà sono solo un umile ospite. Tra l'altro ti ho chiamato nuova proposta, come a Sanremo, i big, le nuove proposte. Ormai no, cioè io sono, diciamo, datato come proposta, i capelli bianchi, ma no. Insomma, tra l'altro non ma noi smentisco. Ci rinnoviamo sempre di puntata in puntata, quindi siamo sempre nuovi, grazie anche alle intuizioni, e poi vedremo ecco, tutti i prodotti presentati dal nostro Renato De Carolis, che saluto e che ringrazio. Ciao Renato. Buongiorno Valentina, buongiorno Riccardo. Ecco, Renato, io direi iniziamo proprio da una panoramica di mercato. Ci sono tantissimi fattori che dobbiamo analizzare, alcuni appunto li ha analizzati anche Visco nella conferenza stampa, ha parlato di inflazione e non se ne potrebbe fare a meno perché dati così alti non si registravano da 40 anni, ha parlato di stabilità finanziaria, un punto ancora dolente, e della reazione anche delle banche centrali che ha definito appropriata. Ecco, io partirei da qua, facciamo un attimo un punto, Renato. Sì, Visco fa parte di quei membri della Banca Centrale Europea anche che, insomma, spingono per una gradualità adesso la politica monetaria. Sappiamo l'orientamento un po' di tutte le banche centrali del mondo che hanno riportato i tassi, li hanno alzati, chi era zero sotto zero, l'Europa un po' in ritardo rispetto all'America, pure si sta adeguando a questo ciclo dove, secondo le indicazioni della Lagarde dell'ultimo meeting, dovremmo andare verso ancora un paio di rialzi qui fino all'estate di 0,25, chi ipotizza anche dopo a settembre, e Visco è tra quelli che dice ok, serviva fare questa politica restrittiva, ma adesso vedere bene le conseguenze soprattutto sul credito, perché recentemente la stessa BCE ha pubblicato dei report che sono stati presi anche come riferimento nella decisione dell'ultimo meeting e nelle prossime, dove già i numeri dicono che c'è un impatto, insomma le istituzioni finanziarie stanno prestando meno attenzione anche a quelle ombra, come vengono dette, che non sono tutelate, che in questo contesto stanno aumentando i volumi di affari, quindi momento di stabilità finanziaria su cui ha toccato molto, ha evidenziato insomma parecchi aspetti lo stesso Visco, è comunque un quadro italiano macroeconomico che insomma in questo momento brilla insomma, almeno guardando per esempio i tedeschi riferimento, che poi fino a un certo punto, perché c'è un'interconnessione economica forte con la Germania, non possiamo essere contenti ovviamente se le cose non vanno bene da quelle parti. Certamente, è chiaro, ecco, la Germania, lo ricordiamo, che è entrata anche in recessione tecnica e non è più, o meglio, comunque rischia con la sua etichetta di locomotiva d'Europa, magari gliela potremmo scippare noi, chissà, lo vedremo. Renato, resto ancora un secondo da te per proiettarci anche negli Stati Uniti, non solo in Europa, perché non c'è solo la BCE, ma c'è anche la Fed naturalmente, e negli Stati Uniti, dove tiene banco la decisione prossima del meeting della
Banca Centrale, ma anche la questione del tetto del debito, insomma, una questione che sembra trovare una soluzione. Ti chiedo, ecco, com'è lì lo scenario e la Fed metterà in atto quella pausa che Powell aveva annunciato nell'ultimo meeting oppure no? Fino a qualche giorno fa sembrava proprio di sì, ovvero che effettivamente la Banca Centrale, dopo 10 rialzi consecutivi da marzo dell'anno scorso 2022, che ha portato i tassi sopra il 5%, che è anche il livello che abbiamo visto dei famosi dot plot, i puntini, che sono le espressioni di voto dove vedono i membri votanti i tassi nei prossimi anni, indicavano proprio per questo 2023 leggermente sopra il 5%. Ma la dinamica degli ultimi dati macroeconomici fanno vedere, vado a condividere, faccio vedere, andiamo sul sito ufficiale del CME dove c'è il Fed Watch Tool, c'è anche il conto alla rovescia, con il countdown, certo. Al 14 giorni all'appuntamento 14 giugno con la Fed, tassi che in questo momento sono nel range 5-5,25, il mercato adesso addirittura la maggioranza, prima era quasi zero l'opzione più 0,25 praticamente, adesso è salita addirittura al 66,4. Esatto. Qui in basso si vede anche la storia, un mese fa era neanche il 24%, ma andando un po' più dietro, vicino all'ultimo meeting, era zero praticamente. E questa è stata adesso l'evoluzione. L'evoluzione. Poi andando da qui vediamo anche dove il mercato vede i tassi nei prossimi mesi, quindi al 5,25-5,50 fino a settembre cominceranno a calare di 0,25 da novembre, quindi dovrebbero tornare al 5% per fine anno. Per fine anno. Perfetto. Molto dipende dall'accordo meno sul debito, certo, e da una serie, diciamo, non numerabile di fattori che, come al solito, poi arrivano a complicare le cose. Allora, abbiamo visto, io intanto ti ringrazio Renato per questa panoramica di mercato, quindi un ottimismo diffuso per quanto riguarda la situazione italiana, ottimismo almeno che è trapelato anche dalle parole di Visco, supportato dai dati, abbiamo detto del PIL, dobbiamo dire anche dell'inflazione, dato proprio della mattinata, anche qua c'è un passo indietro, una regressione 7,6% dall'8,2% del mese precedente. Ecco, io chiedo a Riccardo Falcolini se questo ottimismo poi va a investire anche coloro che ci devono mettere i soldi sul mercato, quindi ecco, come sono i flussi e c'è una rinnovata propensione al rischio oppure no? Allora, assolutamente sì, intanto mi fa piacere, insomma, magari diciamo una frase un po' tirata, no? Potremmo magari essere considerati il nuovo paese risk free, cioè per tanto tempo la Germania è stata considerata paese privo di rischio, magari insomma ci portiamo un po' di orgoglio italiano, diventiamo noi. Detto questo, un po' una battuta, però ovviamente insomma è una situazione un po' particolare, speriamo ovviamente che queste stime siano battute, quindi ovviamente il PIL a fine anno possa essere ancora migliore rispetto alle stime. C'è da dire anche che comunque si vede comunque un effetto su quello che è anche la parte immobiliare, no? Tutta, come diceva giustamente Renato, si iniziano un po' a calare i prestiti, ovviamente con tassi così alti gli acquisti di case magari sono un po' più lenti rispetto a quando i tassi erano comunque a zero, se non molto più bassi. Detto questo, Valentina, ti confermo fondamentalmente un'intensa attività da parte della clientela, o comunque una rinnovata attività da parte della clientela. I volumi sul solo mercato Sedex sono intorno ai 49 milioni di euro di turnover. Ovviamente questo turnover viene comunque inficiato da molta attività intraday su quelli che sono i prodotti a leva fissa, che sono prevalentemente utilizzati per attività di scalping intraday. E detto questo, in realtà però noi stiamo assistendo fondamentalmente comunque ad un posizionamento della clientela su quei prodotti abbastanza difensivi, quindi con barriere diciamo discretamente profonde, con basket difensivi in questo caso, che diciamo rispetto ai mesi passati sono più economici. Perché? Perché abbiamo visto cosa? Abbiamo visto comunque una discesa del mercato e quindi di conseguenza i prodotti che sono stati messi nelle settimane o nei mesi passati
che comunque erano stati strutturati in contesti di volatilità più alta rispetto a quelli attuali, avevano comunque delle buone cedole e ora costano anche discretamente meno rispetto fondamentalmente a quando sono stati emessi. Quindi c'è un posizionamento della clientela che sta facendo in questo modo, sta comunque combinando delle strategie. Tra prodotti a reddito fisso, quindi comunque bond, BTP, sì, e prodotti derivati come i certificate, che danno un boost, quindi una spinta, lato rendimento. Come sottostanti abbiamo un po' un panorama variegato, come dicevo, sicuramente vengono, diciamo, la clientela predilige sottostanti con indici, ma notiamo come comunque le scelte siano guidate molto dalle news, quindi abbiamo visto come fondamentalmente l'attività dei clienti non è un'attività dormiente, ma cerca insomma in sostanza di prendere quelli che sono anche dei rendimenti che seguono le notizie. Chiaro. Per esempio l'abbiamo visto su Nvidia, sì, abbiamo visto comunque come le notizie che sono uscite su appunto sulla società di Nvidia hanno portato la clientela a posizionarsi su prodotti sia di investimento che di trading eventualmente su questo sottostante. Quindi cosa significa questo? Significa che la clientela non è assolutamente dormiente in questo momento. Anzi, è bella reattiva rispetto alle news. Esatto, sta cercando di posizionarsi in modo strategico per comunque, distribuire una porzione di portafoglio su strumenti che comunque possono dare un rendimento fondamentalmente più alto rispetto ai bond. Ovviamente ricordiamo, al momento i bond e i BTP, se ci soffermiamo su quelli ovviamente sovranational, quindi quelli statali, permettono comunque di avere un rendimento intorno a 4-4,5, poi dipende dalle scadenze. I certificate, che comunque però sono comunque degli strumenti derivati, permettono invece di avere un rendimento maggiore. Quindi equilibrando le porzioni in portafoglio sicuramente si riesce a creare quindi comunque un portafoglio resiliente, no? Quindi un portafoglio che sia in grado di assorbire la volatilità, quindi con BTP e con strumenti con barriere profonde, dall'altra parte generare rendimento e allo stesso tempo diciamo nettare fiscalmente quello che è appunto eventuali minusvalenze pregresse. Quindi diciamo c'è una sorta di multi idea da parte della clientela, multi interesse da parte della clientela. Ogni strumento che ha poi una funzione diversa, quindi abbiamo ribadito ancora una volta l'importanza, ecco, di creare un portafoglio con strumenti diversi e naturalmente ecco quello dei certificates può costituire un plus. Abbiamo detto allora, Riccardo, riassumo un po' la tua panoramica. Abbiamo parlato di un'intensa attività da parte della clientela, di diciamo un posizionamento ancora difensivo sostanzialmente, anche se con una leggera ma forse maggiore propensione al rischio. E qui a proposito di rischio e di posizioni invece più aggressive, abbiamo un attaccante puro, lo definirei così, un bomber, un vero 9, non un falso 9, un vero 9 come il nostro Renato De Carolis. E allora Renato, io direi nella seconda parte della trasmissione dedicata proprio ai certificati di investimento, ripartiamo da te e dalle tue proposte, naturalmente turbo, no? Parliamo di turbo. Yes, yes, anche se giocavo in porta prima. Giocava in porta. Giocavo in porta, ero portiere. Ma insomma, dalla difesa all'attacco, qua, calcio totale. E a tutto turbo, turbo, assolutamente. Riccardo sta dicendo qualcosa? Volevo citare un vecchio modulo, il modulo Bizzona, il 555 del grande Oronzo Canà. Questo, questo pochi magari lo conoscono. Comunque resta ancora un cult, forse anche per i giovanissimi, sicuramente Lino Banfi, insomma ce lo ricordiamo tutti. Va bene, allora passiamo dal modulo della Bizzona a invece ai moduli, alle proposte di Renato. Che quale strategia ci proponi appunto sui certificates? Comunque titoli in qualche modo difensivi, quindi attenzione, definirli in questo modo, e ci sono delle evoluzioni interessanti che adesso vado a mostrare e condividere ancora il mio schermo. E quello che state vedendo è il grafico giornaliero ai chinashi di Enel, quindi
titolo che vanta una performance da inizio anno, come si può notare qui, del più 17,59%. Sotto c'è un grafico giusto intraday a 30 secondi per vedere le dinamiche all'interno della seduta. Sopra quello delle Kinashi, che ricordo è molto simile con le candele classiche giapponesi. C'è una formula che rende questa tipologia di grafici più lineari con le tendenze in corso e il cambio quando cambia colore. Proprio quello che è accaduto ieri. C'era stato già una prima indicazione verde nella seduta di lunedì, ma in una seduta in cui era rossa invece sul grafico candele giapponesi. Ieri invece giornata positiva, candela verde. Da oggi si sono create quindi le premesse per un ritorno del trend positivo di questo 2023. La curiosità è che se io riporto il grafico indietro a un anno fa, si nota come maggio 2022 il titolo era nello stesso range di prezzi come è adesso praticamente. Vedete, era qui quando ha toccato l'area dei 6,18 euro e poi ha fatto un po' di lateralità, un po' quello che si sta vedendo anche adesso, anche in precedenza, eventualmente qua ad aprile. Era partito lì, poi ha bucato al ribasso, ma c'è da dire che si veniva da una tendenza già ribassista negativa che ha visto i minimi l'anno scorso sotto i 4 euro ad ottobre. Da lì è ripartito, quindi ora potrebbe essere una lateralità in attesa di un'esplosione nuova al rialzo. Questa è la lettura interpretazione che si può fare in questo momento. Io ricordo che sono grafici daily e Kinashi perché a me piace vivere alla giornata ed essere reattivo più possibile proprio grazie ai Turbo, dove sul sito UniCredit One Market ho selezionato questo, il cui codice ISIN o ISIN, come preferite, lo vedete scritto qui, che ha un stop loss barriera, prezzo strike, knockout, come preferite, 5,56, e lo faccio vedere sul grafico praticamente qui in basso. Quindi siamo abbastanza distanti anche dall'ultimo minimo registrato venerdì scorso, e con una leva interessante che, come si può notare, 11,42, il che significa che se Enel fa più 1, questo farà il turbo più 11,42, ovviamente meno 1, meno 11, quindi attenzione, gioie e dolori. Quotazione, come sempre, molto conveniente rispetto al sottostante, questo costa adesso prezzo lettera 0,0522, e come primo obiettivo, ovviamente, potrebbe essere quest'area dove passano i massimi, la resistenza che per il momento ha frenato l'impeto rialzista di questo 2023. Vedete come è stato fino adesso l'andamento del titolo Enel. E nel caso in cui riuscisse ad andare oltre, perché supporti e resistenze storicamente sono destinati a essere violati nel tempo, quindi se arriva qui con un colore verde potrebbe andare anche oltre. E a quel punto faccio vedere anche altri obiettivi, guardando quanto accaduto in passato, che non è ovviamente garanzia per il futuro, livelli che in passato hanno funzionato. Dopo i 6,18, a quel punto 6,53, 6,86 e poi i 7 euro soglia psicologica, cifra tonda. E con la leva a 11, come abbiamo visto prima, potrebbe significare davvero un bel gruzzoletto, un bel bottino, una bella performance Chiaro, per quanto chiaro. riguarda Ecco, prima di sentire il parere anche di Riccardo, io direi presentiamo tutti i tuoi prodotti, Renato, perché c'è un altro Turbo Open End, questa volta che è su Italgas. Ecco, sì. così chiudiamo la panoramica. E questo graficamente mi piace anche di più, perché guardate, candela verde sullo stesso livello dove, senza andare troppo lontano, marzo 2023, gennaio, quindi per due volte qui i rialzisti hanno eretto una barriera in tutti i sensi e da qui oltre il titolo non è mai andato. Anche questa volta sembra, insomma, che abbia una certa voglia di ripartenza al rialzo. Candela verde è quella, secondo la mia strategia, utile da ieri, quindi da oggi possibile rialzo, ma questo livello esteso indietro nel tempo si nota è potentissimo. Supporto violato, ha fatto da resistenza, violato è tornato a fare da supporto. È incredibile come sia stato lavorato dai traders storicamente. Il livello in cui ci troviamo, io li chiamo una sorta di spartiacque, l'equatore praticamente di questo grafico, e quindi attenzione eventualmente adesso se ci potrà essere il movimento opposto con target. A questo punto, almeno primo target potrebbe essere i 6 euro.
e il turbo di riferimento, il cui codice ISIN è questo qui, che ha uno stop loss barriera sotto i 5 euro, 4,92, quindi parecchio qui, quindi dovrebbe fare nuovi minimi dell'anno. È una leva che ovviamente è quella sempre interessante. Qui scendiamo 6,89, che per carità è sempre, insomma, Sì, meno di 11, però oh, insomma è cioè, sempre rispetto a quelli prima, chiaro. sì. Ma poi sono titoli, anche quello che abbiamo visto prima, Enel, diciamo lenti, non così volatili, quindi si può anche scegliere un prezzo strike più vicino. Ovviamente nel caso, per esempio, di STM mi terrei più distante, giusto per fare un esempio, per non parlare di quelli americani, che sono ancora più, insomma, hanno delle oscillazioni più importanti. Benissimo, Riccardo, torno da te perché abbiamo visto i titoli scelti da Renato, due titoli Enel e Italgas che hanno voglia di ripartire, ecco, l'abbiamo definiti così. Ti piace questa scelta? Sì, assolutamente la scelta di Renato, comunque è una scelta dettata poi da quelle che sono la sua analisi tramite appunti grafici e Ignacio. Poi ricordiamo, sono sempre comunque analisi daily, giustamente come ha detto Renato, gli scenari possono cambiare. Abbiamo visto comunque come questi due titoli, Enel sia stata, è vero che comunque ha registrato un buon rialzo, il 17% se non erro diceva Renato, ma comunque sia stata molto in laterale per tanto tempo, anzi è stata quella forse che ha sofferto abbastanza, diciamo, rispetto all'intero indice lo scorso anno. Quindi magari un po' di ripartenza ci può stare e quindi sicuramente sfruttare appunto uno strumento a leva può essere comunque una giusta view. Ovviamente però dobbiamo ricordare una cosa, dobbiamo ricordare che comunque il mercato è ancora potenzialmente debole, ok? Quindi ci possono essere, quindi abbiamo visto comunque come abbiamo perso circa dai 28.000 punti, siamo a 26.2, 26.4, quelli che sono, quindi abbiamo perso circa 1.600 punti, almeno noi come indice italiano, quindi attenzione che magari prima di una ripartenza potrebbe esserci un ulteriore storno, comunque potrebbe continuare questa fase di debolezza, tale per cui quando viene scelto un prodotto, ok, come soprattutto come i turbo, è giusto nella scelta andare a identificare un prodotto che abbia uno strike, quindi cosiddetto livello di stop loss, non molto vicino. Perché? Perché se la nostra intuizione di lungo, cioè di fondo, è giusta, ma scegliamo uno strike molto vicino, rischiamo che, insomma, la posizione venga chiusa in perdita. Quindi io dico sempre, ovviamente poi Renato li sceglie in base a quelle che sono le sue idee, le sue intuizioni, però io dico sempre attenzione alla coerenza tra quello che è l'orizzonte temporale della posizione e quello che è il valore dello strike o dello stop loss, non troppo vicino, perché troppo vicino comporta una maggiore rischiosità, una maggiore probabilità che questo livello di prezzo venga toccato e che la posizione si chiuda in perdita totale del Ok, capitale. Quindi chiarissimo. attenzione tra l'uno e l'altro, quindi attenzione tra coerenza, tempo e strike, perché è di fondamentale importanza. Magari si riduce un po' l'effetto leva, però si ha più probabilità che la posizione rimanga aperta nel corso del tempo. Quindi secondo Chiarissimo. me è da considerare in modo molto importante. Posso inserirmi Sì, un attimo? certamente Scusami, Renato, certo. Riccardo. Infatti, Sì. una cosa importante, assolutamente d'accordissimo, tant'è che io scelgo sempre una tolleranza maggiore. Lo so che si riduce la leva, uno vede delle leve molto alte, viene attirato dai possibili guadagni. Però, la stessa operazione di prima che ho fatto vedere, se dovesse violare supporto con una chiusura Ichinashi dell'1% sotto il prezzo di riferimento, così come anche se dovesse manifestare, confermare delle candele rosse nei prossimi giorni, si può chiudere assolutamente prima il trade. Infatti io fino adesso non mi ha mai preso il prezzo strike, ho sempre chiuso e quindi ridotto quello che era il loss, la perdita Chiaro. iniziale che ero disposto a tollerare, che avevo già definito nel momento in cui si decide la somma da investire. Quindi anche meno, quindi di quella che è la perdita massima che uno è disposto a subire, facendo in questa maniera si riduce ulteriormente. Perfetto, ecco, puntuale anche questa specifica di Renato, così insomma diamo
ulteriori informazioni ai nostri telespettatori, soprattutto strumenti per capire meglio i certificati, certo, e come utilizzarli al meglio. Riccardo, io resto ancora da te perché, certo, abbiamo visto, ecco, le proposte di Renato, ma insomma almeno un prodotto io te lo voglio far presentare. Dai, uno, che uno. Cosa dici? Dai, dai, allora, uno. Almeno, allora, sì. Facciamo così, lascio a te la scelta. Vuoi quello che paga magari nel breve un po' di più o quello più difensivo? Ma allora, io lo sai che io sono come Renato, vivo alla giornata, quindi penso al breve, scelgo il numero uno. Quello che paga di più, va bene, perfetto. Allora, ti do il codice ISIN, allora, che è DE, quindi così magari io lo ricordo, così eventualmente chi, certo, vuole lo segna, DE000HC5. F di Firenze 5T4. Eccolo, ti dico Reno 4. Lo abbiamo già trovato. Perfetto. Qui. Allora, è un cash, guarda, collect autocallable con maxi cedola. Esatto. Mm-hmm. Perché ti ho parlato di questo? Allora, intanto ti dico quello che è il paniere. Sì. BPM, BNP Paribas, Fineco Bank e Intesa San Paolo. Sì. Quindi un paniere settoriale. Chiaro. Quindi azioni settore che bancario. Sono, mm-hmm, esatto, che sono correlate tra di loro. È un prodotto che è stato emesso a marzo, quindi di quest'anno, quindi un paio di mesi fa, esattamente, scade a marzo 2026, prevede una barriera di protezione posta al 60% dei fixing iniziali, quindi in grado di assorbire un calo delle quotazioni del 40%. Però qual è la particolarità? Mm-hmm. La particolarità, come dicevo in precedenza, sono due. Intanto quello al momento di quotare sotto la pari, perché quota a 99,60 in acquisto, quindi quota fondamentalmente meno del prezzo di emissione, che è 100. Sì. Però ulteriormente dobbiamo ricordare questo: questo prodotto paga un coupon, quindi una cedola, mm-hmm, condizionata alla barriera, quindi le azioni non devono perdere più del 40%, mm-hmm, pari al 15%, sì, a giugno. Eccolo qua. E quando esattamente? La data di osservazione è il 14 giugno. Perché questo è importante? Perché è un, fondamentalmente, Valentina, un prodotto che insomma permette di recuperare le minusvalenze, e quindi sono appunto i cosiddetti maxi premio, in modo consistente, perché ha un coupon più cicciotto, più corposo all'inizio, e poi successivamente dei coupon dei coupon trimestrali incondizionati pari all'1%. Quindi il cliente che fondamentalmente ha questa necessità o di un incasso abbastanza corposo nell'immediato, quindi nel breve, mm-hmm, termine, sì, piuttosto che fondamentalmente di recupero minus, può utilizzare questo prodotto. Perché dicevo appunto una rendita? Perché se tu vedi questo prodotto, se noi guardiamo la documentazione, questo prodotto in questa situazione, e se di qui a 15 giorni le azioni non dovessero perdere il 40%, pagherà, mm-hmm, appunto un 15%. Esatto. Quindi comunque un coupon interessante, sì, per chi appunto ha questa necessità di rendimento. Sicuramente, allora, diciamo che in generale la struttura è una struttura non aggressiva, nel senso è una struttura che fondamentalmente viene utilizzata da chi ha bisogno di una rendita, mm-hmm, però una rendita che viene anticipata per la maggior parte nel primo, sul primo, appunto sul primo pagamento. Successivamente pagherà in modo incondizionato delle cedole trimestrali dell'1%, ed è un prodotto che questo può essere richiamato in anticipo a partire da dicembre. Quindi qualora tutti i sottostanti a dicembre si trovassero al di sopra del fixing iniziale, quindi, sì, i loro valori di partenza, sarebbe richiamato dall'emittente, quindi da noi, al valore nominale. Che diciamo, ci sono una serie di fattori tale per cui è possibile considerare e consultare questo prodotto ovviamente all'interno di un portafoglio. Come questo noi ne abbiamo strutturati diversi, però appunto mi sono riagganciato a questa particolare struttura proprio perché ad inizio di trasmissione ho parlato appunto di condizioni di mercato favorevoli, mm-hmm, per alcuni prodotti che sono stati emessi anche mesi fa. Quindi sicuramente questo, a mio avviso, è una struttura da poter considerare. Poi il paniere può piacere o non piacere. Ovviamente, chiaro, questo noi lo presentiamo come esempio,
La scelta è sicuramente del cliente finale, che neanche in questo caso ricordarsi di quella che è la composizione del portafoglio, non esporsi troppo su alcuni settori, quindi magari fare una diversificazione settoriale, diversificazione geografica, quindi poi insomma le Sì, considerazioni finali certo. erano sempre dall'investitore finale. Allora, devo dire che io sono soddisfatta della mia scelta, mi ha convinto, questo serie. Sì, mi è piaciuto perché con questa struttura non aggressiva, ma questo rendimento anticipato alla Devo prossima data farti la domanda di finale? Lo osservazione. comprerai? Adesso boh, la lasciamo un pochino nel mistero, però insomma è un prodotto che così mi ha convinto e mi è piaciuta anche l'espressione che ho utilizzato, questo coupon, no? Cicciottino, Cicciottino, un po' più esatto, cicciottino. un po' più cicciottino alla prossima data di osservazione che è del 15 di giugno. Ecco, questo sì, sicuramente un prodotto interessante. Vogliamo dare un'occhiata anche all'altro Ma volentieri, rapidamente? Ok, ma volentieri. qui invece vuoi una strategia un pochino più Allora, difensiva, sì, protettiva. una strategia un po' più protettiva. La famiglia è sempre la stessa, Sì. Sì. e cambia la composizione del basket, si passa da 4 azioni a 3 indici, Indici. che sono l'S&P 500, il Nasdaq, poi, scusa, 4 indici, S&P 500, Nasdaq, FTSE MIB ed Euro Stoxx Banks. Questo, per esempio, è proprio un classico esempio di struttura abbastanza difensiva. Perché? Paniere composto da indici, quindi meno volatilità rispetto agli Rispetto ai stocks. titoli, certo. Barriera posta al 55%, cioè vuol Eccola dire qua. in grado di assorbire un calo degli indici del 45%. Ora, tutto può succedere, cioè, l'abbiamo visto Sì. durante il Covid, durante la guerra, Chiaro. comunque è sceso molto il mercato. Però rimmaginarsi un crollo ulteriore del 45% degli indici significa che, o meglio, significherebbe che qualcosa ulteriore era successo, quindi magari uno scoppio della nuova pandemia, piuttosto che un Un allargamento intensificarsi del della guerra. conflitto, Esatto, certo. che non ci Un auguriamo nuovo cigno nero che ovviamente. Un nuovo assolutamente non cigno nero, ci auguriamo, ne esatto. abbiamo collezionati già tanti. Esatto, esattamente. Quindi questa mi sembra una struttura abbastanza difensiva. Al pari della difensività, però, Valentina, cosa corrisponde? Corrisponde una cedola mensile dello 0,89%, che per chi dovesse tenerlo in portafoglio per 12 mesi equivale a dire quasi un 10,70% di rendimento dal solo coupon anno. Quindi capisci? Cioè, vediamo come se andiamo a integrare una struttura del genere. Ok, anche per una persona che non è amante a rischio, con un BTP o con Certo. un bond in portafoglio crea una buona commissione di rischio-rendimento, no? Certo. Questo è un derivato e lo sappiamo tutti, però dà una spinta, un derivato più difensivo, dà una spinta dal punto di vista del rendimento e sicuramente all'interno di un portafoglio è utile per andare a compensare quella parte di minor rendimento che viene Chiaro. offerta dagli altri Una prodotti. sinergia, insomma, anche con Assolutamente. l'obbligazionario. Assolutamente Chiarissimo. Perfetto, bene, abbiamo chiuso la panoramica dei certificati, io te li ho fatti presentare tutti e due alla fine, perché insomma io sì, ho fatto una scelta, però magari gli spettatori a casa hanno delle esigenze anche diverse rispetto alle mie, quindi è stato giusto, ecco, completare così la panoramica. Renato, un rapidissimo commento finale da parte tua. No, sono d'accordo, a prescindere cosa dicono. Con tutto quello che dice Riccardo. Assolutamente sì. Sottoscrivo. Bene, bene, bene. Va bene, allora io direi, ecco, chiudiamo così la puntata ricordando tra l'altro che voi sì, certo, ecco, ne state parlando oggi di certificati, ma in realtà i vostri appuntamenti nella giornata non si esauriscono, giusto? Eh Riccardo. no, assolutamente no. Non è disponibile sul nostro sito, ma lo sarà a breve, soprattutto è stato ricordato da Renato su tutti i suoi social, perché questo pomeriggio io e Renato ci vedremo per una puntata speciale di formazione pura sui prodotti Turbo. Renato ne parla ampiamente sui suoi social, nella trading zone e quant'altro. L'interesse è cresciuto. Però vogliamo andare nuovamente a riprendere alcuni temi didattici di questi prodotti perché riteniamo che la formazione sia importante. Quindi, con Renato, questo pomeriggio dalle 17 alle 18 parleremo di Turbo. Non so se faremo vedere strategie o meno, però sarà molto didattico. Quindi, ci
chi avesse voglia di confrontarsi con noi, farci domande, quelle difficili a lui, quelle facili a me, okay, ovviamente noi siamo a disposizione. Prendere carta e penna, perché appunto essendo un'occasione didattica c'è da imparare e c'è da prendere appunti. Renato, quindi ecco, appuntamento a questo, sì, pomeriggio ancora con te. Sì, sì, perché nella mia community, che sì, ha citato anche appunto Riccardo, Trading Zone esplosa oramai, questo esploso, questo interesse nei confronti di questi certificati, quindi tante domande, ma che cosa succede quando stacca la cedola e sottostante, che cosa succede la leva, che cosa succede alla leva quando sono in posizione, che cosa succede alla fiscalità, tantissimi aspetti importanti che bisogna prendere in considerazione e che verranno oggi. Ho già una bella lista di domande che sono state poste all'interno della Trading Zone, quindi oggi sarà proprio un focus, un approfondimento su questi certificati che sono veramente, veramente, io oramai li uso da anni e quindi insomma oggi andremo a vedere insomma un approfondimento su quelli. Mi fa lavorare, vedi, mi fa lavorare, ho una lunga lista di domande. Assolutamente. E io guarda, io suggerisco ecco, ai nostri telespettatori, visto che hai detto le domande difficili a Renato, quelle facili a Riccardo, magari ecco una domanda possibile per Farcolini. Innanzitutto partiamo dall'ABC sul concetto di barriera, e mi raccomando non ti confondere tra i certificates e altri tipi di barriere, mi riferisco al padel ad esempio, le barriere di cristallo che hai provato ieri, mi raccomando tieni ben distinte le due cose. Assolutamente sì, no, okay, teniamo distinte, però vedi, anche quelle sono barriere di cristallo, anche quelle di turbo, possono essere le famose barriere invisibili, va bene, io ringrazio ancora tantissimo il nostro Riccardo Falcolini, UniCredit Investment, grazie per essere sempre qui con noi. Grazie Valentina, grazie a tutti coloro che ci seguono, ovviamente grazie a Renato. Grazie, ovviamente un saluto e un ringraziamento anche al nostro Renato De Carolis. Grazie a voi, è sempre un grande piacere. Oggi a tutto turbo. Oggi a vedremo. Tutto turbo, benissimo. Ecco, mi piace, la titoleremo così questa puntata, a tutto turbo. Io ricordo tra l'altro che questa puntata non solo è andata live, ma la potete rivedere sul nostro canale YouTube On Demand, così insomma con calma ve la rivedete e vi segnate tutto. Termina qui, ecco, questo approfondimento dedicato ai certificates, non alla programmazione di Le Fonti TV che continua, quindi mi raccomando restate con noi perché adesso noi ci trasferiamo nell'altro studio qui di Le Fonti per parlare di finanza alternativa legata all'intelligenza artificiale, una tavola rotonda che vede protagonisti due ospiti, ecco, di M Advisor, Alessandro Toschi e Karim Sgayer, che faranno il punto proprio su questa tematica, quindi mi raccomando non mancate questo appuntamento. Grazie.